Buongiorno a tutti e buona domenica. Questa è l'ennesima domenica che siamo qui di nuovo a bloccare la strada per l'accesso sulle piste da sci di Pastolanciano Maialletta. E ormai lo stiamo dicendo in tutte le lingue che ogni domenica, ogni sabato, ogni domenica, ogni giorno festivo è una chiusura continua. E vedete voi stessi che sono macchine e macchine incolonnate perché non hanno la possibilità di accedere sulle piste, in quanto già la questura attraverso le forze dell'ordine ci ha obbligati a chiudere la strada e quindi a chiudere l'accesso per accedere sulle piste da sci. Io non so più come dirlo, la Regione Abruzzo ci deve aiutare su questa situazione. Sappiamo bene, lo abbiamo scritto anche qui in tutte le lingue, sono 22 milioni di euro di investimenti già disponibili per la Regione Abruzzo. È dal 2016 che questi soldi, non abbiamo capito perché non si spendono, per una necessità reale, la necessità reale è questa. E quindi siamo veramente arrabbiati, e io come sindaco della comunità di Letto Monopello sono arrabbiatissimo nei confronti di una regione proprio assente e anche a questo punto anche sorda. Vorrei capire a che punto è e quali sono i lavori che si vogliono fare per risolvere questa situazione. Cioè, noi vogliamo capire dalla Regione Abruzzo, Marsilio venga qui a spiegarci per quale motivo noi ogni domenica dobbiamo ridurci a questa situazione. Volete sapere qual è l'immagine della promozione del territorio del nostro territorio? Questa. Ci sono persone che vengono dal Salento, persone che vengono da tante parti della vicina Regione Abruzzo, che vengono qui, devono fare 2-3 ore prima di accedere alla pista da sci. Ci sono bambini che vogliono scivolare sulla neve, forse qualcuno non lo sa come si fa a scivolare sulla neve, lo possiamo pure insegnare noi, se venite e vediamo un po'. Siamo stufi di questa situazione, abbiamo spostato il blocco più sopra rispetto alle attività commerciali che il giorno devono lavorare per guadagnare il famoso pezzo di pane e anche loro sono penalizzati. Vediamo che cosa succede, di certo questa situazione deve terminare. Ci si può organizzare anche, arrivato a questo punto, con bus navetta, che ci mettessero a disposizione il bus navetta almeno, ci mettessero a disposizione qualcosa, perché noi ogni mattina, oltre a bloccare la strada e a far brutta figura, dobbiamo anche, tra virgolette, contestare le attività che i nostri visitatori vengono sulle nostre montagne e li dobbiamo bloccare perché non riescono ad accedere e quindi naturalmente perdono il divertimento che probabilmente avevano pensato a casa prima di recarsi qui sul posto e essere bloccati. È uno scandalo, permettetemi, è un vero scandalo. 4 anni di immobilità totale. Diteci perché non volete fare i parcheggi di interscambio su questa strada, diteci perché non volete investire i 22 milioni di euro pronti per la stazione sciistica Pastolanciano Maialletta. Stiamo ancora aspettando. E non venitevi a dirmi il piano regolatore, per favore.